Quando fa notte, io solo sono scena, ma venne quasi na. Oh! Ma vedi chi ci sta? Ci sta? Sono in diretta TV! Ciao mamma! No, dai, su, dai, 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 ragazzi, basta. Facciamo i seri. Allora, belli raga, bentornati sul canale di Scardix, trattino basso 002, trattino basso official YouTube channel. Sì, mi sono rincoglionito ultimamente, sarà forse perché il clima che cambia mi fa cambiare anche le sinapsi all'interno del mio cervello, oppure perché sono innamorato, ma anche no, perché tanto a me che cazzo, queste migliaia. Dicevano le mie vecchie compagne di classe ed avevano ragione, porca puttana. Ma cosa stiamo facendo qui? Perché sono a petto nudo con la palannanza appresa a grandissima sfottoira di Maurizio Merluzzo in cotto e frullato. Perché? Allora, innanzitutto, pins and love, bacetti e cuoricini a Maurizio Merluzzo, è il mio doppiatore preferito, ma non perché ne conosco altri, perché conosco solo lui e mi ha doppiato Ragnar Sigurdsson Lofbrok. Uno direbbe che cazzo ha detto, ragazzi, Ragnar di Vikings, che è il mio personaggio preferito in assoluto. Ma cioè, già il fatto che sono a petto nudo con un codino con la palannanza e siamo nella mia cucina, mi dovrebbe dire già che cosa andremo a parlare oggi. Andiamo a parlare di pappa, di cibo. Ho citato Maurizio Merluzzo e cotto e frullato non perché mi hanno sponsorizzato, io non prendo una lira, ma per un altro motivo. Aspettate, posso questo arrivo. Oggi prepareremo un frullatozzo proteico alla banana. Perché? Perché so fare solo quello e quello faremo. Non è vero, so fare anche tante altre belle cose, ma la prima cosa che ho fatto, non perché vedevo video e cose, ma proprio per mia istintività, proprio per mia passione, per mio diletto, quando ero un pupetto, feci il mio primo frullato alla banana. Cosa abbiamo bisogno? Prendete carta e penna e scrivetevi gli ingredienti. Sarebbe figo che adesso io adesso ti stendo la mano e compare la scritta ingredienti con questa voce proprio figa così, però sono handicappato a usare queste cose, già tanto che se so mettere due stronzate in croce, però va bene. Quindi ci serve la banana perché è quella che ci dà il sapore. Ci servono, se ne trovo, ah, eccoli qua. Proteine, l'ho messe qua, cioè mamma le ha messe qui perché il barattolone intero occupava troppo spazio nella credenza. Sono proteine al caffè, queste ci faccio io colazione, sono una cosa bellissima. Senti qua la potenza, signori. Vabbè dai, oggi che è il primo video, sgarriamo. Zucchero, vi diremo le dosi io però, quindi non andate che ci mettete 70 cucchiaini di zucchero al cazzo. Seguite le direttive, se no vi esce una merda. Mettiamo a posto l'acqua. Ve l'avevo detto che sarebbe stato un video un po' più scemo, quindi oggi sono autorizzato a fare lo scemo, cazzo sì! Secondo, un contenitore in dove posare, in dove mettere in dato locum il nostro preparato. Porca merda. Mannaia la puttana. Questo fa parte degli oggetti che vi servono. Quindi mettete fammuno, una stanghetta e mettete oggetti che servono. Contenitori tipo questi da palestra che pure alla Caritas danno un altro poco. Coltello, un coso per piare le proteine. E il nostro solvente, che cos'è un solvente? È tipo che non so, presente l'acqua e sale, no? Perché questo non solo è un canale dove dico cazzate, ma anche un canale di informazioni. Un solvente è tipo l'acqua con il sale, quello che solve l'acqua con l'acqua e sale. In questo caso sarà il nostro latte. Se faccio un'altra cosa, penso che lo rompo. Adesso prepariamoci bene le nostre cose. Ragazzi, se ci avete il tavolo di legno, piate il tagliere, però io qua ce l'ho a marmo, quindi famo. Quindi vado così. Prendiamo la nostra banana.
ne andiamo a sbucciare. Fino a qui nulla di complicato, no? A meno che non siete paraplegici e state così, la banana la sa sbucciare pure il mio gatto a momenti, una banana. Parlo di gatti, arriva il cane. Poi, cos'altro vi serve? Questo e questa, sbucciata. Sa di banana. Incredibile, ma sa di banana. Filiamo. Un coltello. Non le scimitarre islamiche, coltello semplice. E ce la mettiamo in loco. Fine in un fine, grosso in un grosso, la dovete da fa a do dovete fare fiel, e fiel e banana. Tanto poi frulliamo tutto, sti cazzi. Forte casuna con un stemma arredo, una coppolella con la visiera alzata. Passate passeggiando per il quartiere di Toledo, come un tamarro per farvi notare. Voi volete fare l'americano, americano, americano, pa, pa, pa. Sentite a me chi ve lo fa fare, papà. Voi volete vivere secondo la moda, ma se usate bere il whisky e la soda, papà. Poi sentite dei campi addominali, papà. Voi ballate in rock and roll, voi solete giocare a baseball. Ma i soldi per le sigarette di Tecamel, chi ve li dà? Il portafoglio di mamma. Voi volete fare l'americano, americano, americano. La cosa non la fate se non la sapete fare, quindi. Ma siete nato nel bel paese, sentite da me, non c'è sta niente da fare, va bene, napoletanità, voi, non vogliamo fare gli americani, basta, mi sono rotto il cazzo. Questo è il nostro punto di partenza, osservate. Poi, proteine. Che non è, non sono anabolizzanti, cose, sono roba che fa bene, porca puttana, fanno bene. Che cazzo? Prendete e ce ne mettete uno e ce ne mettete due. Va, fammi i coatti oggi, e ce ne mettete. È 2,5 o 3 così? 2,5/3. Perché noi siamo gente sicura delle nostre decisioni. E questa la mettiamo via. Cos'altro ci serve? Perché dobbiamo mettere ancora lo zucchero bianco, meglio se di canna, meglio se di cannabis. Ci serve un cucchiaino. Non avreste mai detto che ci serve un cucchiaino? Dai, vaffanculo. Mi sta venendo i campi alla mascella, per quanto sto parlando a raffica, ma va bene così. Prendiamo. Qui, va bene, vi faccio vedere come si apre il mio zucchero, se no voi venite a rubare lo zucchero a casa e non va bene, perché io dopo vi denuncio. Quindi poi un cucchiaino, il nostro magico cucchiaino, che è quello che utilizzate per mangiare la Nutella a tocchi, si usa così. Mezzo, infatti non ho messo troppo, mezzo cucchiaino di zucchero e basta. Capito? Mezzo cucchiaino di zucchero, porca puttana! Ci saranno i miei vicini che mi odieranno a morte perché sto facendo un bordello della Madonnina, ma a me fotte cazzo. D'altronde la mia vicina quando tromba la si sente pure fino a Calchitti. Mettiamo il latte perché si mette così il latte, come il lato positivo ci insegna, andate a seguire tutti quanti il lato positivo. Chiudiamo. E adesso dovremmo andare a via il frullatore. Dovremmo andare a via il frullatore. Ma dove cazzo sta il frullatore? Non lo so, lo sto cercando in questo istante. Quindi mettiamo qua. No, infatti qui non è possibile che ci sia il frullatore. Tutto quanto qua, chissà in dove cazzo sta.
Allora, abbiamo il pezzo per frullare. Già questo è un obiettivo. Lo trovo. Lavoro e penso a te. Sarà l'aurora. Sarà svegliata in via la scuola. Pagamo perché lei nella panza non cura. Che cazzo sto di boh. Non trovavo il fregno, ragazzi, ancora una volta sto io andando a puttane. E io sbroccherò in Norreno. Che cos'è il Norreno? È la lingua parlata dai vichinghi. Informazioni utili per preparare il frullato, Lorenzo. Adesso i tuoi iscritti utilizzeranno l'agglomerante Norreno per preparare il frullato, però cazzo, ma dove sta? Raga, a parte iscritti, dov'è? Dov'è? No, raga, seriamente, non lo trovo, quindi aspettate un secondo. Niente, raga, stava sotto un cassetto e non lo trovavo. Cioè, quando uno è proprio intelligente nella vita, fa tante cose. Ora noi appiccichiamo. Questo. In teoria, no, così manco. Ok, no, perché lo sto usando per la prima volta, quindi non so come funziona. Ok. Proviamo. Sto solo capendo come funge, quindi adesso vi faccio. Allora, livello di potenza. Bene, adesso col nostro frullatore lo teniamo in questa posizione per i maschi. Ragazzi, girls, bambine mie care, attappatevi le orecchie. Mettete in pausa, andate al minuto successivo o skippate di 20 secondi. Posizione mano pippa. E adesso immergiamo, senza fare movimento pippa. Frulliamo. Ce l'abbiamo fatta, adesso noi sblocchiamo il meccanismo. Questo lo si posa qui. Ci asciughiamo la mano sulla parannazza perché, ragazzi, la pulizia in cucina è la prima cosa. Questo lo si rimette a posto, poi dopo quello sciacquiamo tutto. Raga, quando cucinate dovete sempre pulire tutto, sempre. Sempre e comunque. Eccomi. Adesso. Petto, si chiude bene perché devo fare una cosa, si sciacquerà un pochettino. Abbiamo il nostro frullato. Cin cin. Un cazzo de mago a fare frullati, basta. A me donne e biscotti è bella vita. Il problema è che ho finito le banane per farne altri. E che bravo minchioni. Quindi raga.
iscrivetevi, lasciate mi piace, condividete il video. Fatelo vedere a tutti i parenti, cugini, compari, nipoti, cammelli, pappagalli, pesci rossi, cani, gatti, cavalli, mucche, maiali, galline, a tutti quanti. Saluto me stesso, saluto la gente che ho citato. Bella raga.